Quella che è risaltata più di tutti in questa partita contro Camerano è l'attitudine del Campus Italia a non guardare mai il tabellone, né in termini di punteggio né in termini di tempo, si gioca sempre al massimo. No, non è un grande merito, nel senso che purtroppo è così, è un dato di fatto, non abbiamo la pressione che può servire tantissimo per crescere, nello stesso tempo non si può cambiare questa cosa e lo sfruttiamo. Lo sfruttiamo cercando di giocare con tutti gli effettivi e giocando a viso aperto con chiunque, anche con la prima in classifica. Anche qualche soluzione tattica, correggimi se sbaglio, nuova ho intravisto Sirot che segue la seconda fase, per esempio. Sono accorgimenti legati alle assenze o sono accorgimenti che possono tornare utili poi anche magari in nazionale, non so? Bravo, hai detto bene, noi tutto è finalizzato per preparare questa squadra agli europei, oltre che, diciamo così, alla crescita individuale di ogni giocatore. E il cambio soprattutto in seconda fase è dovuto che è bene mettere i giocatori in condizioni diverse anche di giocare in velocità, e è la prima volta che lo facciamo, tutta la settimana ci abbiamo lavorato, sono molto contento, i ragazzi rispondono benissimo. Oggi devo dire che è stata una partita a tratti di alto livello, per i primi 25 minuti, quando fino a che il Camerano ha voluto spingere, faceva male la testa a fare così di qua e di là, e il Camerano era troppo forte in seconda fase, non riuscivamo a sistemarci in difesa. Quando lo facevamo ho visto dei grandi miglioramenti rispetto a Molteno, non abbiamo più fatto errori di posizione, stiamo lavorando più sull'uno contro uno e piano piano cresceremo anche lì. Prendo ad esempio le due partite contro le prime due della classe, che sono state due ottime prestazioni, quella contro San Lazzaro in trasferta e quella oggi magari più a sprazzi, però comunque una buona partita contro il Camerano, per chiederti come vedi il percorso, la progressione di questo campus in questo campionato, che è comunque un campionato, se lo paragoniamo alla 2 che aveva giocato il primo campus, certamente più difficile. Ma come l'altro campus, chiaramente il lavoro paga, non è una frase fatta, questi crescono come funghi, per cui abbiamo già visto i risultati in questa seconda parte di campionato, stiamo in campo con tutte quante. Voglio rimarcare anche con il Teramo, che comunque per loro è l'ultima spiaggia, abbiamo giocato con sei ragazzi in tribuna che di solito giocavano, questo vuol dire che poi la qualità individuale c'è su tutti quanti, quella caratteriale si deve formare, c'è chi è più pronto in questo momento, c'è chi lo sarà magari il prossimo anno. Devo fare complimenti al campus, a mio parere sono migliorati veramente tanto, sono riusciti a trovare anche una quadra difensiva oggi. Come hai detto bene, secondo me i primi 23 minuti la mia squadra ha giocato una pallamano di altissimo livello, molto spettacolare, bella, divertente, con pochi errori. Poi ci siamo spenti un attimino, oggi ci mancavano un paio di rotazioni e forse le abbiamo sentite un po' anche nel secondo tempo, però eravamo non tanto preoccupati per la partita, ma sapevamo che non dovevamo sottovalutare il campus, anche perché poi c'è stato un grande aiuto del fatto che Martini oggi non c'era e molte volte è lui il giocatore che riesce a dare la filosofia di gioco veloce al campus, e questo probabilmente ci ha avvantaggiato. Sono molto felice, devo essere sincero, perché per 23 minuti ho visto veramente la miglior squadra di quest'anno. E l'impressione in generale è quella di una Camerano che ormai ha delle certezze acquisite in questo campionato, date certamente dai risultati che sono fino ad ora davvero notevoli, e poi questo si riflette, correggimi se sbaglio, anche in termini di gioco. Credo che proponiamo un buon gioco, tatticamente credo anche questo innovativo, un pochino diverso dagli altri, cerchiamo quasi sempre di correre tutta la partita quando la panchina ce lo permette, abbiamo una buona difesa ben consolidata, non ce l'aspettavamo, né io né i ragazzi né la società, ne abbiamo già parlato, è ovvio, dobbiamo affrontare queste non problematiche, queste cose belle che succedono durante la stagione, ma credo che il valore che deve più starci dentro è quello dell'umiltà, restare umili e lavorare per tutta la stagione. Credo che poi il playoff sarà un altro campionato, ma noi andiamo avanti adesso fino a fine stagione per poter fare il meglio possibile.
Il Camerano è una delle squadre più forti del campionato, se non la più forte, essendo qui in classifica. È stata una partita molto difficile, ci sono stati degli alti e bassi, diciamo, ma comunque abbiamo cercato di non mollare. Il mister penso sia contento della partita e anche i ragazzi della prestazione fatta, vista la partita di andata c'è stato un netto miglioramento secondo me, quindi possiamo prendere solo quello che c'è di buono dalla partita. Anche a livello personale ti stai ritagliando maggiore spazio in questo girone di ritorno, ecco, come ti stai trovando, come sta procedendo questo tuo percorso qui al campus? Ah, il percorso sta procedendo benissimo, sono contento che il mister mi stia dando più fiducia, mi stia facendo giocare di più e spero di, come posso dire, di progredire fino alla fine del campionato. In generale, ad eccezione di qualche partita sbagliata proprio nettamente, è un campus che sta evidenziando comunque di sentirsi sempre più a suo agio in questa categoria, comunque molto difficile. Sì, diciamo che nella prima parte del campionato ci siamo concentrati molto di più a livello tattico in vista degli europei e siamo migliorati molto da quel punto di vista. Ora ci stiamo concentrando più dal punto di vista tecnico, personale, e diciamo che il mix delle due cose sta portando un ottimo risultato, visto che le partite del ritorno stanno andando nettamente meglio di quelle dell'andata.